Queste sono le 10:44, questa è Radio Radio 104.5 NFM, ci vedete anche su radioradio.it e questo è un giorno speciale, Stefano. C'è Alessandro Di Battista in collegamento, un amico, deputato Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Stefano, buongiorno Enrico, non lo sono più vicepresidente. Ah, porca paletta, me l'hanno scritto. Lo so. Esatto, qualche settimana fa si sono di nuovo messi tutti d'accordo e hanno tolto al Movimento 5 Stelle le piccolissime poi cariche. Poi tu eri bravo, cioè sei bravo, le conosci le cose, potevi farlo. Beh, fondamentalmente perché rinunciavamo tutti quanti, gli eletti del Movimento 5 Stelle a cariche istituzionali, nello specifico per la vicepresidenza della Commissione Affari Esteri, rinunciavamo tutti al, diciamo, all'ulteriore indennità, che si chiama la seconda indennità che viene data. Devi aggiornare il profilo Twitter allora, Alessandro. Ah, lo aggiornerò oggi stesso. Se no, chiama Nonfup e chiedi se segue anche te. No, d'accordissimo. È una battuta. Quindi è andata così. Io non noto che gli fa un po' male l'esempio, ovvero dato che noi quello che guadagniamo anche come indennità di carica, io penso per esempio al vicepresidente Di Maio che rinuncia, oltre a tutto quello che rinunciamo noi, anche a 4.000 euro extra al mese come vicepresidente della Camera, dato che gli fa male questo esempio, ci tolgono direttamente le cariche per fare in modo che non possiamo più dire in giro che recepiamo così tanti soldi. È un modo del sistema per difendersi. Non è male, è un bel escamotage. Allora, io voglio sapere una cosa, perché secondo Alessandro Di Battista, ma sto commissariamento di Roma c'è stato o non c'è stato? Perché qua si continua a dire che non c'è stato, tutto prosegue come al solito, figurati se c'è stato il commissariamento. Si è arrabbiato tantissimo Marino. Drammaticamente tutto prosegue come al solito, ovvero un declino della nostra città, la nostra amatissima città, che non si era mai visto. Però il commissariamento è di fatto e chiaramente Marino non potrebbe dire sì, sono stato commissariato, perché sarebbe un'ammissione di totale inadeguatezza. Certo è curioso come appunto lui sia stato sostanzialmente esautorato grazie a avergli affiancato una badante, appunto Gabrielli, c'è il tutor, e lui abbia esultato, un tutor esatto, e lui abbia esultato dai Caraibi, dove io sostengo che stia scrivendo le sue memorie, e io secondo me dovrebbe intitolarsi Le mie prigioni 2.0, come quelle di Silvio Pellico, pensando al suo partito che gli hanno arrestati tanti. Allora, vai. Tra l'altro su queste vacanze bisognerebbe mettersi d'accordo qual è la spiegazione delle vacanze che non sono ancora finite e finiscono il 2 settembre. Io non ne ho idea. No, perché, allora, attenzione, perché, allora, prima spiegazione, perché è andato così lontano quando anche il Presidente del Consiglio se l'è fatte vicino, no? Per dare un esempio, per dire vabbè, se succede qualcosa io ci sono, uno poi lo può criticare Renzi, però insomma se l'è fatte a casa. Perché è andato così lontano in un momento così importante della città che dovrebbe amministrare? Allora, prima risposta è stata data, la numero uno è stata data proprio, non è che è una cosa che mi sono inventato, per questioni di sicurezza, perché siccome non voleva portarsi dietro la scorta, allora è andato in un paese sicuro, un po' i Caraibi, poi sicuro, vabbè, comunque, e poi gli Stati Uniti, dove non c'è bisogno della scorta. Ma attenzione, siccome non convinceva, la 2 è arrivata, la 2 ed è arrivata tipo ieri, l'altro ieri, cioè lui non voleva essere presente venerdì scorso durante la riunione del Consiglio dei Ministri per non influenzare le decisioni del governo su Roma, e quindi già sono due completamente differenti. Ecco, te che pensi di manca tutto la 3? La 3 qual è? Ma io credo che nessuno ordina ad un cittadino di diventare sindaco di Roma, sindaco della capitale d'Italia, oltretutto in un momento drammatico, il peggiore probabilmente della storia della capitale. Se tu hai questo onore, perché uno si deve sentire onorato di poter amministrare la capitale d'Italia, devi essere sempre raggiungibile, devi sempre stare sul pezzo. Evidentemente Marino non è il sindaco, insomma, noi vogliamo capire o no, che io a me vorrei anche provare a parlare di altro, di tematiche davvero importanti, perché Marino sostanzialmente non è il sindaco, non lo è più di fatto ora che è stato commissariato, ma non è da diversi mesi, lui non prende decisioni le prende il governo centrale, che evidentemente utilizza la figura di Marino come pungiball per far prendere a lui determinati schiaffi, per provare a far credere all'opinione pubblica che il Partito Democratico centrale o nazionale, che Renzi, sia differente da Marino, ma sono la stessa identica cosa. Io penso anche alle balle renziane, non faccio questo e poi non fa. Io ricordo una delle ultime
che balle del sindaco commissariato Marino quando parlò della sua intenzione di esautorare i vertici di ATAC il prima possibile. Se non sbaglio lo disse a luglio, non mi risulta che i vertici, non so se li abbia esautorati dai Caraibi. Insomma, questa è una città che non ha un'amministrazione e penso ormai sia sotto gli occhi di tutti che queste decisioni siano state prese esclusivamente per penalizzare da un lato i romani ma dall'altro lato il Movimento 5 Stelle, che è obiettivamente in forte crescita. Ecco, a proposito di questo, la dichiarazione, diciamo, shock tua è: se vinciamo a Roma cade il governo. Allora, quanto credete, pensate, sperate di vincere a Roma e quanto appunto sia legato, perché arrivi appunto alla conclusione che possa cadere il governo in caso di una vittoria a Roma? Vedi Enrico, noi siamo forze di opposizione durissima tra l'altro in Parlamento, ma siamo anche forze di governo in diversi comuni. Io non ho anche un comune molto vicino a Roma, Pomezia, dove qualche settimana fa io ho parlato con il sindaco del Movimento 5 Stelle Fabio Fucci, nonostante sia un comune pieno di debiti lasciati dalla precedente amministrazione al Partito Democratico, lui è riuscito con una buona amministrazione, per esempio qualche settimana fa, a garantire il trasporto e le mense scolastiche gratuite per i disabili della città. Questo è un piccolo grande risultato che abbiamo ottenuto in un comune dove amministriamo. Se noi riuscissimo a vincere, cosa che è possibile, non certa, in una città come Roma oppure in Sicilia o in altri comuni grandi, e riuscissimo a dimostrare quel che ancora dobbiamo dimostrare, ovvero la capacità di amministrare una grande città o una grande regione, perché ancora non stiamo amministrando una grandissima città o una regione, ecco, evidentemente anche l'ultimo tabù che resta rispetto anche a che hanno alcuni detrattori nei confronti del Movimento 5 Stelle, che certamente ci ammettono la nostra importanza in Parlamento come cani da guardia, come opposizione, come movimento serio che si taglia gli stipendi e fa della legalità la propria scelta politica, ecco, però scadrebbe anche quel tabù: loro non possono amministrare una grande città. Noi siamo convinti di riuscirci, anche perché gli altri che hanno amministrato li hanno indagati per mafia oppure hanno lasciato il comune in dissesto finanziario, penso a Roma Incredibile, e che pagano i cittadini italiani, cioè i debiti di Roma dovuti alle partecipate, dovuti alla corruzione, dovuti alle tangenti, alle opere fatte e iniziate e mai finite, sono anche state pagate con dei decreti nazionali parlamentari, i famosi Salva Roma, i cui quattrini vengono dalle tasse dei cittadini. Paradossalmente i debiti di Roma li paghiamo anche oggi, continuando a spendere tanti soldi in un pie per il pieno benzina, nonostante poi il prezzo del petrolio sia crollato negli ultimi mesi. Eppure la benzina si paga sempre così cara, perché dobbiamo pagarci con questi soldi, con i nostri soldi, le tasse dei politici o il salvataggio della capitale, che però non viene salvata, o meglio i responsabili del disastro non vengono ancora colpiti. Però succederà, perché andremo al voto, e dipende anche da quanto i romani sappiano fare pressione, e dalla pressione, dalla capacità di fare pressione dei romani dipende anche il tempo che mancherà alle prossime elezioni, che arriveranno e saranno una debacle molto grande per il Partito Democratico, il quale, se mi permettete concludere, ha bisogno di tempo. Mi sentite? Mi ascoltate? Sì, sì, assolutamente. È strano sentire due conduttori che stanno zitti, direi. Era quella la cosa. Esatto. Esatto. Effettivamente. Quando vado in TV mi interrompono sempre, però sono abituato. Ma comunque ci mancherebbe qualsiasi domanda. Io sono ma stiamo seguendo il discorso. No, tra l'altro, a proposito di domande, iniziamo ad aprire le linee, perché vogliamo permettere poi di far intervenire i nostri ascoltatori e porti delle domande direttamente. 06 88 33 033 o 040. Per farlo iniziatevi a prenotare, vi raccomando la brevità, fate la domanda e poi Alessandro risponderà. Ma ti voglio chiedere una cosa, siccome in genere il pensiero qual è? Ok, vabbè, ma Pomezia è piccola, oppure che cavolo ne so, Parma non è paragonabile a Roma, eccetera. Come si fa ad amministrare e a rispondere a questo tipo di osservazione, mettendola su una scala molto più grande che quella della capitale d'Italia? Certo. Beh, innanzitutto io penso, credo, poi lo diranno i cittadini, anche gli ascoltatori, che soprattutto nell'ultimo anno si sia mostrata da parte del gruppo parlamentare, ma non solo, penso anche ai parlamentari europei del Movimento 5 Stelle, una crescita sostanziale dal punto di vista comunque di preparazione, di capacità di analisi e di azione politica. Io credo che siamo in crescita, anche perché, ripeto, 2 anni fa eravamo appena entrati in Parlamento, c'è stato bisogno del tempo, di un po' di rodaggio, ma credo che oggi le nostre proposte di legge siano valide. I nostri interventi in aula siano molto validi, le nostre proposte politiche siano valide e soprattutto siano quelle che necessita il popolo italiano e il popolo romano. È evidente che occorre che i romani ci mettano alla prova.
credo anche che non è un caso che da quando c'è il Movimento 5 Stelle una serie di scandali, una serie di denunce, di schifezze che vengono fatte in Parlamento siano venute a galla. Questo perché, ripeto, anche in questo caso, imparando e con semplicemente con un po' di tempo, siamo riusciti appunto a garantire un'opposizione corretta e anche durissima. Allo stesso modo ci siamo riusciti nelle piccole città, anche piccole città comunque non ci dimentichiamo con grandi debiti, perché amministrare anche una città come Parma, Pomezia o Parma non è molto facile, perché comunque i debiti precedenti erano incredibili, tantissimi milioni di euro di debiti. No, il problema è di tempi, nel senso noi siamo stati con Marino 2 anni ad attendere che iniziasse a fare qualcosa, perché per 2 anni si è lamentato del fatto che c'erano dei debiti, si è trovata una situazione mostruosa dell'amministrazione ereditata dall'amministrazione precedente. Ora fai un esempio di Pomezia, dove è tutto in scala ovviamente, quindi i soldi che entrano a Pomezia in scala sono più o meno rapportabili a quelli che entrano a Roma, no? Immagino, suppongo, no? Quindi a Roma ne entrano eppure in un anno. Certo, però in 2 anni di amministrazione 5 Stelle a Pomezia siamo riusciti a chiudere l'ultimo bilancio in attivo di 4 milioni di euro. Quando io ho parlato, ho chiesto a Fabio Fucci come hai fatto, lui mi ha detto semplice, non ho rubato. Però non ci dimentichiamo di una cosa importante. È inutile parlare di nomi, anche per questo non mi presento a sindaco di Roma, perché non importa il nome. Io ho anche smesso dopo un paio di anni in Parlamento di dividere i politici tra buoni e cattivi. Non è più questa la differenziazione che occorre fare, ma tra liberi e non liberi. Nel momento in cui un Partito Democratico Romano è finanziato in maniera consistente da un uomo come Buzzi, e chissà quanti altri Buzzi e Rico ci saranno e che ancora non abbiamo scoperto, e anche per quello hanno paura del Movimento 5 Stelle alla guida in Campidoglio, perché chissà quanti altri Buzzi che ancora sono nell'ombra potremmo far venire a galla. Ecco, nel momento in cui un partito è finanziato da Buzzi, evidentemente dovrà dare qualcosa in cambio, lo farà anche in buona fede alle volte, sperando che quei quattrini possano essere utili per alleviare il disagio di alcuni cittadini, penso all'emergenza abitativa. Il discorso è che la politica può riuscire ad ottenere dei risultati se è libera. Per questo un grande obiettivo già prima delle elezioni del Movimento 5 Stelle è un finanziamento del tutto alternativo. Noi non accettiamo grandi finanziamenti e rifiutiamo il finanziamento pubblico, perché vogliamo avere le mani libere di poter entrare in Campidoglio, di non dover dire a nessuno grazie, a nessuno, se non al popolo romano, quindi ai nostri datori di lavoro, ai cittadini romani, e poter in questo caso fare gli interessi. Marino, anche se fosse un genio della politica, cosa che ahimè mi dispiace, da romano non è, e si è visto anche nelle sue ridicole ultime esultanze, una dopo essere stato commissariato, e se vi ricordate esultò allo stesso identico modo Consiglio della Vittoria, ridicolo, esatto, quando riuscì a sostituire 4 consiglieri comunali arrestati. Il giorno in cui tu sostituisci 4 consiglieri comunali della tua maggioranza arrestati per lo scandalo di mafia che ha sancito la presenza di un'organizzazione mafiosa autoctona nella capitale d'Italia, a un anno dal giubileo, tu esulti come un bambino. C'è la stessa organizzazione che poi è quel come un bambino che forse dice tutto, no? Quel come un bambino, esattamente. È un po' così, però io è vero, questo è un lapsus freudiano. Però è pur vero che qualcosa gli devono aver promesso, perché lui non può fare queste figure barbine senza avere qualcosa in cambio. Quindi purtroppo la politica è questo. Sì, le schermaglie con Renzi sembrano molto un po' da commedia dell'arte, a dire la verità. Esatto. Ma guardate che la politica è questa: tu fai un favore a me, io te lo restituisco, e anche il commissariamento di fatto, comunque il mancato scioglimento del Comune di Roma, viene tutto da un grande favore che il Partito Democratico ha fatto al partito di Alfano rispetto allo scandaloso mancato via per l'arresto del senatore Azzollini. Il Nuovo Centrodestra, il partito del Ministro dell'Interno, è un partito in totale fase di decomposizione, cioè non hanno più indagati e condannati che elettori. Dove hanno elettori? Dove ci sono delle sacche di voto di scambio importanti, una di queste per esempio a Bisceglie, dove è coinvolto appunto il senatore Azzollini nello scandalo dei 500 milioni di euro spariti, tangenti, corruzione della clinica Divina Provvidenza a Bisceglie. Se tu togli questi politici, li mandi in galera, evidentemente non possono anche più portare quei voti, e quindi il partito di Alfano sarebbe scomparso. Ha ottenuto questo ok, questo grande regalo dai parlamentari e senatori del PD che hanno votato contro l'arresto del senatore Azzollini, e ora Alfano restituisce il favore a Renzi come prolungando l'agonia dei cittadini romani con questo commissariamento e provando il più possibile ad allontanare il rischio delle elezioni, che in questo momento per il PD sarebbe un rischio molto grande, perché se il PD prendesse
una sconfitta molto grande a Roma e noi riuscissimo a dimostrare che siamo capaci, competenti, siamo cresciuti molto, capaci appunto di amministrare la capitale nell'anno del giubileo, immaginate che tipo di contraccolpo ci potrebbe essere su scala nazionale. Allora, 3775-104-500, ci sono già ascoltatori in linea, ti voglio leggere un sms provocatorio, dice: buongiorno, siete solo capaci di parlare di Marino, con la M maiuscola, ma anche il comune in effetti c'ha la M maiuscola, comunque di Marino Ignazio evidentemente, ed esaltarvi di un comunello come Pomezia, poveri, poverino voi. Ecco, vuoi rispondere? Poi sentiamo subito gli ascoltatori. Come si chiama? Magari l'avesse scritto. Non l'ha scritto. Ah, vabbè. Beh, allora l'ascoltatore anonimo, che non è, se ci fate caso, io non ho attaccato Marino, penso che sia appunto è stato utilizzato dal Partito Democratico come parafulmine. Io da 2 anni attacco un sistema che ci sta impoverendo, non c'è democrazia in Italia, questo è sotto gli occhi di tutti, lo sto facendo anche in maniera molto pacata. Cioè, a chi si riempie la bocca appunto di democrazia? Io vorrei ricordare una frase che ho letto recentemente, che la trovo molto vera: nel momento in cui uno Stato ci sono delle persone così ricche, poche, però così ricche da poter comprare un altro essere umano, e così poveri, tanti, da potersi vendere, e purtroppo le persone si vendono, il voto di scambio è un grande cancro, da Roma alla Valle d'Aosta passando per la Calabria, non c'è democrazia. Se a questo ascoltatore anonimo gli sta bene questo, oppure non gli va bene neanche che a Pomezia, come amministriamo, le persone disabili appunto non pagano le mense o non pagano il trasporto pubblico scolastico, insomma è la sua opinione, però noi siamo fieri di quello che stiamo ottenendo dall'opposizione, noi siamo fieri di aver costruito una strada che è stata percorsa da centinaia di migliaia di macchine, circa 6.000 al giorno in Sicilia, e abbiamo migliorato una condizione. Sì, vi siete beccati anche le critiche però dei divari, sì, del PD, che dicono che avete messo il pedaggio, che a pagamento si paga un euro. Non è vero, oppure che è troppo che è in discesa, no? Che è in salita. Tra l'altro io vorrei ricordare che se è in salita percorsa dall'altra parte, questa strada può essere anche in discesa. Lo so, questo vabbè, perché, ma non sapete fare le strade in pianura, Alessandro. Fa male un po' l'esempio, mai si era visto che un gruppo parlamentare, comunque del Parlamento siciliano, con i propri soldi costruisse una strada. No, ma poi è una bella iniziativa in sé, è una bella iniziativa in sé, sì, soltanto che poi la strumentalizzazione politica porta a criticare anche una bella iniziativa. Sì, cioè questa è domani, facciamoci del male. Che io e la Presidente Boldrini abbiamo dei rapporti piuttosto conflittuali. Sì, qualora domani intuito. La Presidente Boldrini dovesse abolire sul serio, non per finta come ha fatto, i vitalizi per i condannati, io sarei contento, non la criticherei mai, direi meno male che è stata fatta questa azione, perché ripeto, anche con i soldi del pieno benzina paghiamo anche i vitalizi per i condannati, quindi per me la polemica politica è sterile, quando fai una cosa buona deve essere detto in maniera assolutamente libera, obiettivamente, che nostri soldi riescono a costruire, con i nostri soldi costruiamo delle strade o riusciamo a appoggiare e a sostenere delle piccole e medie imprese, le stesse azioni le stiamo già iniziando a prendere a Roma, credo che questo sia da elogiare al di là delle differenze di vedute politiche. Allora, dei partiti. Andiamo velocemente, dovete essere brevissimi. Fate la domanda. Ascoltatori, Daniele, Mauro e Walter, vai. Rapidissimi. Ciao, Di Battista, premetto che ho il Movimento 5 Stelle, quindi sono dalla vostra parte. Cosa ne pensi del lavoro dell'assessore della legalità di Sabella? E se voi vinceste le elezioni, come mi auguro, voi cosa fareste? Grazie. E come si chiama l'ascoltatore? Daniele. Daniele. Ma io penso che Sabella sia una brava persona e anche una persona competente. Credo che in un sistema drammaticamente colluso come il Partito Democratico Romano, se non fai tabula rasa non riesci ad ottenere dei risultati. Quello che noi facciamo già lo facciamo prima, ovvero nel momento in cui rifiutiamo i finanziamenti e ci finanziamo solo grazie a micro donazioni, 2, 3, 4, 5 euro da parte dei cittadini romani, noi avremo un unico lobbista, se ci pensate, il popolo romano. Quindi il primo modo per portare legalità all'interno delle amministrazioni, all'interno delle istituzioni, è rifiutare grandi finanziamenti e rifiutare il finanziamento pubblico. Se tu ti autosostieni, poi sarà libero. La seconda è banale, però ricordiamoci che ci sono tanti condannati ancora inquisiti o indagati all'interno delle istituzioni, in Parlamento della Repubblica Italiana. La seconda è candidare sempre persone incensurate, perché se tu sei incensurato magari potrai comunque commettere degli atti illeciti, ma sarà meno probabile che li possa commettere tu rispetto a qualcuno che è già stato condannato, magari anche
anche per reati contro la pubblica amministrazione, oppure finanziamento illecito ai partiti o abuso d'ufficio, cosa per esempio che riguarda il presidente della regione Campania, De Luca, appunto candidato da Renzi. Queste due piccole azioni, semplici per noi, non per i partiti che purtroppo campano anche sull'illegalità, riducono considerevolmente le possibilità che le amministrazioni si possono macchiare di reati di corruzione. Walter, buongiorno. Buongiorno, io voglio fare due domande al volo, una veloce, più che altro una proposta che faccio per la pulizia di Roma, le periferie eccetera. Io ho avuto un'idea come la taglia, praticamente il cittadino che deve diventare un pubblico ufficiale fotografa tutti questi, tanto ce ne stanno tanti in giro che al giorno non lavorano quindi non hanno problemi, tutti questi maleducati che buttano quintali di immondezza, si fermano con i furgoni, scaricano carcinacci eccetera, con belle multe salate, una parte va a chi fa la foto e una parte va al comune. Un'altra cosa, i 50 milioni di euro che adesso il comune sta per cacciare per Giubileo, non li poteva cacciare la chiesa? Ok, tutto qua, grazie. Grazie, allora un attimo solo, tra poco risponde Alessandro Di Battista, tra poco risponde perché stanno anche arrivando moltissimi messaggi. Io vorrei solo dire una cosa, velocemente, in questa trasmissione, ma in questa radio proprio in assoluto, non trovate pregiudizi. Zero pregiudizi, zero, no, perché qualcuno dice ma di Renzi non ne parlate, no, con fare ironico. Tempo al tempo, è il Presidente del Consiglio e se ne parlerà come Presidente del Consiglio, insomma, ma non ci sono pregiudizi, questa è una cosa, io e Enrico ci teniamo tantissimo, ci sono giudizi, ci sono delle cose, poi magari uno può sbagliare nei giudizi, magari può capire fischi per fiaschi, ci sta tutto, però non ci sono pregiudizi, non è che dice io questo non mi piace perché non l'ho votato, a parte che Renzi non l'ha votato nessuno, ma comunque vabbè. Allora, hai sentito la domanda? Oh, tra l'altro ci dicono dalla regia che potrei rimanere qualche minuto anche subito dopo i consigli pubblicitari. Benissimo, allora rispondiamo a Walter che ha parlato adesso. Beh, l'idea di Walter non è certamente male. Pensate che scusate, ho fatto un motorino. Considerate che una mia collega, che si chiama Francesca Fusinarolo, della Commissione Giustizia, ha scritto una legge che consente di premiare, anche dal punto di vista economico, quelle persone che lavorando all'interno della pubblica amministrazione denunciano fenomeni di corruzione. Cioè, io lavoro nella pubblica amministrazione, sono un impiegato, vengo a conoscenza di uno scandalo, comunque dei soldi che mancano, nei mazzetti di tangenti anche di alcuni miei colleghi, denuncio, grazie a questa denuncia si recuperano dei soldi, perché appunto si contrasta il fenomeno corruttivo, parte, una piccola parte, una sorta di ricompensa va a me che ho fatto la denuncia. Questa è una bellissima proposta e l'abbiamo portata scritta e depositata in Parlamento, quindi la stessa cosa potrebbe essere fatta rispetto anche ai maleducati, che non sono soltanto maleducati, è qualcosa di più grave, che lasciano rifiuti a destra e sinistra con possibilità di inquinamento di ogni genere, possiamo pensare a una cosa del genere. Certamente è da un lato l'educazione occorre rispetto alla gestione dei rifiuti, da un'altra parte appunto delle leggi che riescono a spingere i cittadini a sempre più a compiere dei comportamenti virtuosi. Sempre dove noi amministriamo, le tasse sui rifiuti si pagano in base a quanti rifiuti produci, cioè se tu riesci a produrre meno rifiuti, oggi è possibile perché inizia ad esserci un'economia del riuso, del riciclo, un'economia della diminuzione appunto della produzione dei rifiuti, se tu ci riesci paghi di meno tasse, anche se l'obiettivo finale sarà quello di rendere il rifiuto una risorsa che si possa vendere. In alcuni paesi in Europa o in alcune città europee alcuni rifiuti si vendono, le amministrazioni riescono a venderlo al settore privato, il settore privato è contento perché risparmia e può poi quel materiale riutilizzarle, e le amministrazioni godono perché riescono ad acquisire anche dei fondi di finanziamenti grazie ai rifiuti. È incredibile, ma succede. Basta iniziare a progettare anche i rifiuti in maniera differente. Se ci pensate, Grillo lo dice spesso, il rifiuto in fondo è un errore di ingegneria. Ci sono fior di ingegneri capaci oggi di produrre, come dire, degli oggetti che non abbiano in sé questo errore, di fatto marchio di fabbrica, quest'onta, questo errore. È possibile, si tratta soltanto appunto di mettere sempre delle persone libere a occuparsi anche della gestione dei rifiuti e non magari partiti politici che nel corso degli ultimi 20 anni sono stati finanziati anche dal RAS dei rifiuti, Cerroni, che finanziava partiti politici qui a Roma, a destra, a sinistra, e per quello poi si continuano a favorire le discariche
fare con gli incineratori nonostante producano il cancro, perché c'è qualcuno che finanzia i partiti politici che ci ha mangiato sui rifiuti. Allora Mauro deve essere proprio telegrafico e poi io chiederei ad Alessandro di rispondere subito dopo la breve interruzione pubblicitaria, quindi prendi nota, vabbè, ma tu sei giovane, te lo ricordi. Allora andiamo da Mauro, buongiorno. Veloce, sì, buongiorno Stefano, buongiorno Enrico, buongiorno onorevole, veloce. Ma secondo lei, onorevole, in un paese normale siamo governati da, iniziando da Monti, da Monti, passando per Letta e finendo a Renzi, da un governo non eletto dal popolo, che tra cui ha eletto un presidente della Repubblica non eletto, diciamo sempre da un Parlamento non eletto con un voto democratico, secondo lei in un paese normale sarebbe accaduto tutto questo? Grazie e buongiorno. Questa è la domanda delle domande, ci risponde tra pochissimo Alessandro Di Battista, che rimane qua, non lasciate Radio Radio. Questa è Radio Radio. Radio Radio. Ciao cara, vieni. Sei vittima di un presunto errore medico da non oltre 10 anni? Non sei in grado di sostenere i costi di un'azione legale? Non sei certo che il torto subito possa essere risarcibile? Oggi c'è lo Sportello Legale Sanità, un pool di avvocati e medici legali che sarà al tuo fianco per farti ottenere il giusto risarcimento senza alcun costo anticipato. Chiamando lo Sportello Legale Sanità non ti esponi ad alcun rischio economico. Non occorre anticipare alcun costo. Solo in caso di successo, gli assistiti corrisponderanno allo Sportello Legale Sanità quanto stabilito per l'attività svolta. Chiama subito l'800 700 802, oppure visita il sito www.sportellolegalesanita.it. Sportello Legale Sanità, perché la salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente. Febal Casa Muzzi Arreda è lo showroom più grande d'Italia, un'esposizione di ben 2000 metri quadri. Febal Casa Muzzi Arreda vuol dire cucine, living, arredo notte, camerette per bambini e complementi d'arredo, con soluzioni moderne e classiche di qualità 100% italiana. Febal Casa Muzzi Arreda è a Valmontone, in via Artena 54, di fronte al casello autostradale. Telefono 820 25 30. febalcasavalmontone.it. Bisogna avere cura della nostra bocca. Con Solo Sorrisi possiamo tornare a sorridere senza dolore e a costi accessibili. Grazie a Solo Sorrisi, un circuito di dentisti di qualità, risolvi il 90% dei problemi dentali in una sola seduta, con la presenza dell'anestesista, in leggera sedazione e in totale sicurezza. Chiama Solo Sorrisi per una visita gratuita all'800 58 69 89 o manda un messaggio al 388 058 37 77. 56 di a Roma e una a Frosinone. solosorrisi.it. Per la tua nuova auto scegli Leonori, l'organizzazione leader a Roma. Leonori è Citroën, Leonori è DS, Leonori è Kia, Leonori è Mazda, Leonori è Peugeot. Leonori, la tua scelta vincente. www.leonori.it. Ristorante Caio Mario, una location esclusiva nel cuore della città eterna, dove natura e storia, ricerca degli ingredienti e passione per la cucina si fondono in un incontro di sapori dal gusto unico. Ristorante Caio Mario, per pranzi e cene in compagnia e per le tue occasioni più speciali, cerimonie, eventi aziendali e culturali, anche pizzeria e griglieria. Ristorante Caio Mario, in via Salaria 683, angolo via di Torre Salaria, 06 88 64 29 10. Ristorante Caio Mario, respira storia e passione per la cucina. Da giorno e notte per dormire, saldi su materassi, letti e poltrone con sconti fino al 65% e paghi senza acconto a tasso zero in 10 comode rate. Solo da giorno e notte per dormire i saldi sono super. 16 punti vendita nel Lazio, giornoennotte.net. I saldi terminano domenica, affrettati!
Il Festival del Folklore Sabino è a Poggio Mogliano dal 4 al 6 settembre. Venerdì 4 settembre si inizia con la commedia teatrale www.scampamorte.com. Sabato 5 si cena da piazzetta a piazzetta. Il percorso enogastronomico per le vie del centro storico tra sapori e folklore sabino. Domenica 6 si chiude con il raduno degli organetti. Nello stand gastronomico si potranno gustare le specialità sabine. Vi aspettiamo per il Folk Sabina Festival dal 4 al 6 settembre a Poggio Mogliano, in provincia di Rieti. Questa è Radio Radio. Radio Radio. Allora, non è un caso che, avendolo premesso prima, siamo anziani noi. Io almeno, sì, sicuramente sì. Io sto lì che ti seguo. Caro Alessandro, tu avevi preso nota della domanda, vero? Sì, di Mauro. Anche il nome. In effetti ha perfettamente... Bravo. Ha ragione Mauro, io ricordo sempre che il Parlamento è stato eletto con una legge elettorale incostituzionale, con un premio di maggioranza incostituzionale, ovvero il Partito Democratico oggi ha i numeri per far passare anche schifezze come il Jobs Act, la buona scuola, che l'unica cosa che fa è creare confusione e dare soldi nostri alle scuole private, solo grazie in virtù di un premio di maggioranza incostituzionale, cioè il 5 Stelle ha preso più voti del PD alla Camera, solo che quei parlamentari del PD sono circa il doppio perché hanno avuto un premio abusivo in quanto sono entrati alleati con SEL, oggi SEL fa finta invece di fare l'opposizione. Quindi in un certo senso, dal punto di vista meramente istituzionale, è tutto abusivo. Qualsiasi legge votata o qualsiasi elezione votata evidentemente è stata appunto realizzata in virtù di un premio, come dire, avendo violato determinate regole. Poi l'analisi che occorre fare a tutto questo, cioè tutte queste forzature istituzionali, avrebbero avuto per qualcuno un senso qualora fossero riuscite a portare dei risultati considerevoli per quanto riguarda le famiglie italiane. La domanda è: il Partito Democratico governa ormai da 3 anni con un proprio presidente, ma anche in precedenza con la maggioranza esterna data a Monti, e ricordiamo anche che si è passata la legge Fornero, e anche grazie, anche questa in parte incostituzionale, anche grazie ai voti del Partito Democratico durante il governo Monti. Comunque il PD governa da circa 3 anni, prima con Letta e oggi con Renzi. C'è qualcuno che ci ascolta da casa e che reputa che la sua vita è migliorata in questi 3 anni? E questo qualcuno non deve essere né un lobbista del petrolio che ora può trivellare il mar Adriatico, né un grande dirigente di banca al quale il governo Renzi ha regalato miliardi e miliardi di euro, o neanche Silvio Berlusconi, che è uno che da quando c'è Renzi al governo sta molto molto meglio. Se ci fate caso, da quando c'è Renzi non si parla più di conflitto di interesse. Se c'è un altro cittadino che sta meglio da quando il Partito Democratico è al governo, io sono pronto ad ascoltarlo. Non mi risulta che abbia portato la buona scuola, il Jobs Act, lo sblocca Italia, poi questi nomi meravigliosi, la legge anticorruzione che non ha fatto andare in galera nessun nuovo colletto bianco. Non mi risulta che queste fantomatiche leggi portate avanti, appunto violando, quantomeno forzando spesso la Costituzione, abbiano migliorato le condizioni di vita del popolo italiano. Allora, abbiamo un altro ascoltatore, si tratta del nostro amico Gianfranco. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a voi e buongiorno all'onorevole, ma onorevole veramente. Tre che domande. Poi non gli piace in realtà, attenzione. Ma onorevole, non onorevole come titolo, onorevole come animo. Come si intende? Allora questo lo accetto Gianfranco, grazie. Ecco, allora io sono un serpentito, mi sono dimesso ho fatto la lettera di dimissione del tesseramento e mi sono iscritto con voi tramite il web una ventina di giorni fa. 3 domande ma in 15 grazie. Secondi. Allora, non si è mai parlato dello scandalo più grosso che ha fatto Marino appena si è insediato, cioè i suoi capostaff l'ha paragonati ad alti dirigenti con alte qualifiche. Nessuno, mai sindaco, si è permesso di fare queste cose. Bada bene che i capostaff non firmano nulla, eppure prendono 119.000 euro all'anno di alta qualifica. 2. Io voglio sapere se è vero come è vero che l'ex capostaff Dinieri, dopo che è stato beccato perché aveva fatto un millantato credito sulla sua laurea, è stato subito assunto dopo 2 giorni alla cooperativa 25 ottobre, lì come si chiama quella là del famoso Buzzi. Volevo sapere soltanto questo. E poi un'altra cosa, io credo a quello che ha detto Marino quando Alemanno gli ha telefonato, gli ha detto: ma il PD non ti ha detto niente di mettere 2 persone mie nell'AMA e nell'ATAC? È giusto, che è vero, io sono convintissimo, ecco perché non si va a votare, perché se il PD fosse sicuro che vincesse la destra
avrebbe già martoriato Marino, ma sapendo che andiamo noi questa volta, e scusami se mi metto anch'io da pochi giorni con voi, al governo, hanno paura. Arrivederci. Grazie Gianfranco. Alessandro? Beh, la seconda rispetto appunto ai collaboratori di Nieri, io non so darti una risposta Gianfranco, però sarà mia premura informarmi il prima possibile. Come sai, qualora veniamo a sapere qualcosa di interessante, lo iniziamo a denunciare senza nessun problema. E per quanto riguarda lui, che appunto si è disintossicato anche da Fell, io ne so qualcosa. Io anni fa votai una volta Veltroni, ma ero disinformato. Oggi sono maggiormente informato, quindi votai in un certo senso il Partito Democratico una volta, ma poi, lo dico spesso, sono riuscito a informarmi meglio, a capire che tante cose che mi raccontavano non erano vere. Cioè il loro posizionamento dello scogno era assolutamente di facciata, e quindi assolutamente ben accolto. E l'ultima cosa che lui ha detto rispetto alla paura, è evidente che si siano sempre spartiti, e sono d'accordo anche con lui. Probabilmente è vero che appunto Alemanno abbia detto guarda che lui era mio, quell'altro è tuo, perché fanno sempre così, fanno così nelle commissioni parlamentari, lo vedo quotidianamente. Vieni, eleggici questo presidente, noi ti eleggiamo Galan, così ha fatto il Partito Democratico, poi Galan l'hanno arrestato. Cioè è la dinamica, è sempre la stessa, due finte schieramenti contrari hanno sempre fatto i loro porci comodi, fino a che poi non è arrivato un granello di sabbia in mezzo a questo meccanismo, iniziando ad incepparlo. Questo granello sta crescendo a tal punto da indurre appunto il partito di maggioranza a commissariare di fatto il Comune di Roma pur di non far votare i romani. Però i romani anche devono assumersi le loro responsabilità, non è che si può aspettare che il Movimento 5 Stelle faccia delle robe, noi le facciamo e convocheremo manifestazioni, però i romani non possono soltanto lamentarsi in macchina del traffico o delle tasse più alte d'Europa o delle buche o del degrado delle periferie o dell'immigrazione incontrollata o dei rom incontrollati o di tanti disagi che abbiamo. I romani devono anche scendere in piazza, perché se no siamo anche noi in un certo senso complici, perché il tiranno riuscirà sempre di più a mandare avanti, a realizzare le sue criminali attività, se comunque non ci sarà una sorta di ribellione pur democratica. Questo è nell'ottica delle cose, occorre ribellarsi, occorre scendere in piazza, non soltanto per questioni poco importanti, ma per questioni molto molto importanti, il futuro dei romani, l'inquinamento della nostra città. Ci sono alcune zone di Roma dove l'incidenza dei cancri, dei tumori sono molto molto alte, quindi anche i romani si devono assumere alcune responsabilità, perché è impossibile, è inaccettabile lamentarci e poi non riuscire, perché oltre al voto la democrazia di un popolo si esercita anche in base a quanta pressione popolare il popolo fa rispetto alle istituzioni. Perché se noi riuscissimo, ma lo organizzeremo sempre di più, a fare delle manifestazioni pacificamente esigenti sotto il Campidoglio, vedrete che questo sindaco sarà costretto a dimettersi anche per un sussulto di dignità e magari a ritornare ai Caraibi, dove onestamente sta, e non sentiamo soltanto. Ecco, questo tuo intervento risponde alla domanda, un sms mandato dal nostro ascoltatore Roberto, che diceva cosa bisogna fare per tornare alle urne, non è possibile che non ci sia un modo. Credo che tu abbia sintetizzato, cioè non si può soltanto aspettare che sia il partito di turno a organizzare qualcosa, no? Che sia una manifestazione o altro e portarti in piazza. Credo che sia necessario a questo punto che siamo noi a scendere dal divano e a dismettere le pantofole e credo diventare parte attiva. Stefano, una domanda per te, ieri comunque Beppe Grillo si è presentato al meetup a Brescia, ha detto che siamo in una dittatura. Tu confermi questa cosa? Cioè siamo in una dittatura vera e propria? Sono delle dittature mascherate da democrazia, ripeto, cioè ci fanno votare quando lo decidono loro, oltretutto, perché ripeto, se il sindaco fosse stato non Marino ma il sindaco di New York, al 100% questo per quanto riguarda Roma, ma più in generale in Italia siamo in una dittatura. In generale non ci dimentichiamo che è pur vero che gli ultimi tre presidenti del Consiglio non hanno fatto campagne elettorali con un programma per quanto riguarda il governo nazionale. Questo è successo soltanto in Italia, che
in quel momento per paura che Berlusconi perdesse. Di questo sono convinto, che Napolitano in quel momento fece un grande favore a Berlusconi, prendendo Monti, facendogli fare a lui determinate schifezze che avrebbero penalizzato altri politici se le avessero portate avanti loro. Immaginiamo se la riforma Fornero al posto di Monti, che ormai è sparito grazie a Dio dalla circolazione, l'avesse fatta Berlusconi oppure Bersani, si sarebbero dovuti nascondere, oltretutto una legge incostituzionale. Altra cosa, Enrico, ma io credo, se un chirurgo sbaglia gravemente un'operazione lasciando le pinze all'interno di un corpo di un cittadino, evidentemente si gioca la carriera. No, ma gli fai causa più che altro. Lo denunci. Esatto, ma un parlamentare invece che scrive e vota una legge che poi viene considerata incostituzionale non è altrettanto grave. Cioè, un politico che è pagato per scrivere e votare delle leggi, quindi se ti arriva una legge tu te la devi leggere, devi anche valutare se ci sono degli indizi di incostituzionalità, e la voti e poi viene definita incostituzionale, non dovrebbe sparire? E non dovremmo veramente avere la possibilità di denunziare questi parlamentari che hanno in sostanza votato una legge incostituzionale? Comunque, per tornare, poi c'è stato Letta, e Letta fu il simbolo di un inciucio tra Forza Italia e il Partito Democratico, perché in quel momento eravamo molto forti, e quell'inciuscio c'è stato in virtù di una rielezione mai successa nella storia della Repubblica dello stesso Presidente della Repubblica, che comunque secondo alcuni studiosi di diritto costituzionale è anch'esso una violazione. Cioè, i padri costituenti neanche lo scrissero, ma in realtà intendevano che chiaramente un politico, comunque un presidente, non potesse essere rieletto per la seconda volta, perché immaginiamo 14 anni di Napolitano è come una sorta di monarchia, e in quegli anni la lotta era appunto contro le logiche della monarchia in favore delle logiche repubblicane, evidentemente. Quindi poi è arrivato Renzi, anche lui è arrivato esclusivamente perché il Movimento 5 Stelle era in crescita, Letta era ai minimi storici, c'erano le elezioni europee che avremmo potuto vincere, ma non le abbiamo vinte perché è arrivato l'uomo nuovo che ha promesso, che è stato aiutato, sul quale sono più di tutti i voti che prima erano di Monti, tanti voti che erano di Berlusconi, e oggi la stessa cosa succede a Roma, in piccolo tra Bobbio, cioè ci vietano di votare perché hanno paura dei risultati. Io ricordo una frase dell'ex presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico Speranza, disse: per difendere la democrazia non possiamo andare al voto. E questa è una frase che riassume perfettamente quello che è l'atteggiamento del Partito Democratico, una forza politica che ha paura delle urne perché evidentemente potrebbe perdere, ripeto, a catena, se dovessero perdere in Sicilia, dovessero perdere a Roma, dovessero perdere anche a Milano, e lì il Movimento 5 Stelle ha più difficoltà, chissà che poi a catena non possa esserci un contraccolpo importante su scala nazionale, e lì ci giochiamo la nostra partita con la presentazione di un governo a 5 Stelle, non le prossime elezioni politiche, se Dio guardi a votare nel prossimo secolo, presenteremo una squadra di governo. Tu voterai Tizio, Caio, Semprono, sapendo esattamente quello di cui si occuperà, e questa sarà una rivoluzione, perché mai è stata fatta nella storia repubblica. Anzi, ultimamente vengono eletti presidenti del Consiglio alcuni politici che neanche avevano fatto le campagne elettorali per la presidenza. Ti chiedo brevemente, quando pensi che si potrebbe andare a elezione a Roma? Nel senso, è ovvio che c'è un mandato e che deve andare a termine, da un lato c'è lui che dice che sarò qui fino all'infinito e oltre, Marino, però allo stesso tempo, ecco, diciamo che Renzi ha minacciato di staccare la spina, in realtà non l'ha mai staccata, doveva durare 3 giorni, Marino, poi una settimana, poi un mese, poi fino al giubileo, eccetera, insomma si va avanti, pare che l'interesse sia quello di farla andare avanti, perché evidentemente, come dici tu e come sospettano molti dei nostri ascoltatori, il rischio per il PD che poi ci possa essere un Campidoglio 5 Stelle è molto alto. Secondo te arriva fino a fine mandato? Io non lo so, Enrico, dipende dai romani, per certi versi dipende anche dai carabinieri, perché se continuano in questo modo poi rimarranno pochi consiglieri comunali del Partito Democratico. E in effetti è vero quello che tu dici. All'inizio Renzi, per non voler tradire questa falsa immagine, lui che vuole rottamare, ha pensato, stacchiamo la spina, poi ha riflettuto e ha pensato, da un lato appunto il rischio, come dicevamo, del 5 Stelle possa vincere, da un altro il fatto che oggi il Partito Democratico a Roma non è un candidato,
non ha un candidato da presentare e loro sai che vincono con il nome, noi vinciamo con i progetti, con il governo, per noi è importante un del progetto di governo, un programma più che il nome. E D'Alema poi ha parlato più in generale di un'emorragia di voti, cioè di più di 2 milioni insomma nel PD, quindi sì, voglio dire è, milioni negli ultimi tempi. È palese che c'è un problema all'interno del PD notevole. Certo, sì, hanno perso in, in Liguria, hanno perso a Venezia, hanno perso ad Arezzo, la città della, della Boschi, hanno fatto 5 ballottaggi contro di noi, l'abbiamo stravinti anche con percentuali oltre il 70%, in alcune città importanti tra l'altro come Gela, come Augusta, che non sono piccoli comuni, in Sicilia non amministriamo 5 comuni. Quindi dipende, dipende dai cittadini, dipende appunto dal, dal PD che evidentemente non vuole staccare la spina e poi... E essenzialmente però dipende dai romani quanto noi riusciremo a fare, ma la faremo pressione in quest'anno, da questa pressione dipenderà, io credo questo, anche perché dal punto di vista numerico il consiglio capitolino, la maggioranza del PD è ancora forte, quindi non abbiamo noi i voti per sfiduciare Marino. L'altra questione però, e concludo, Enrico, pensaci a questa cosa che è molto importante. Nel momento in cui Buzzi sta in galera, ripeto, il Partito Democratico si finanzia a Roma, sono anche crollati il numero di tesseramenti, se ti ricordi, cioè nessuno più si tessera al Partito Democratico. Tanti erano finti, quindi. No? Ci mancherebbe, ci sono parecchi dei tesseramenti finti. Esatto. Evidentemente il Partito Democratico è la ricerca di nuove finanziamenti, perché il partito oggi, i partiti sono veramente delle macchine mangia soldi. Io, un'altra cosa interessante sarebbe scoprire quanto guadagnano i dirigenti del Partito Democratico non eletti. Cioè ci sono dirigenti del Partito Democratico nelle varie sezioni in Italia che hanno degli stipendi, quei soldi, loro non sono stati eletti da nessuno, sono soltanto come dire, politici al di fuori delle istituzioni, quei soldi vengono dai finanziatori, vengono anche dal finanziamento pubblico ai partiti, quindi dai nostri soldi, dalle nostre tasse, però anche dai Buzzi and Company. Nel momento in cui Buzzi non può argire tutti quei soldi, con quali quattrini il Partito Democratico potrebbe anche intraprendere una campagna elettorale che dovrebbe essere, tra l'altro sarà molto dura per loro, quindi hanno bisogno di tempo, tempo anche per far dimenticare ai romani lo scandalo di Mafia Capitale. Se vi ricordate, noi 47 giorni dopo la prima tranche di arresto organizzammo la notte dell'onestà riempendo Piazza del Popolo a Roma, non in campagna elettorale, per parlare di onestà. Fu una manifestazione estremamente riuscita. Ecco, queste azioni sono importanti perché nel momento in cui riusciamo a rinnovare la memoria del popolo romano e del popolo italiano, evidentemente riusciamo anche a smettere, a lottare contro quel memoricidio, cioè il sistema gongola, Enrico, quando il cittadino perde memoria, quando si dimentica che Alemanno è indagato per mafia e magari lo ascolta in televisione, cosa che sta succedendo negli ultimi giorni, lo ascolta, con quale televisione nel mondiale un indagato per mafia va lì a parlare, a pontificare sul comune di Roma, oppure ci si dimentica che Causi, l'attuale dirigente, l'attuale assessore al bilancio, esatto, era anche assessore all'epoca di Veltroni e anche per responsabilità, che abbiamo tanti derivati nel comune di Roma, derivati bancari, sempre gli affari con le banche che consistono poi nella gran parte dei debiti che ha il comune di Roma. Cioè è la memoria. Il Movimento 5 Stelle lotta contro la corruzione, contro il malaffare, ma soprattutto contro la perdita di memoria, perché se tutti i cittadini ricordassero non li voterebbero più. E questo è un po' anche il nostro scopo. Non mi hai risposto sì o no? Sì o no? Dura fino a fine mandato Marino oppure no? No. Ok. Però c'è ancora da tribolare, dico. No, non ci piove, però proprio volevo il tuo, la tua scommessa su questo. No, vediamo. 2018, no. Loro vogliono, ma neanche a loro gli interessa. Loro, cioè, gli c'è un giubileo di mezzo, anno, che è una grossa cervella. Stefano, a loro gli interessa il prossimo anno più di tutto. Mettere le mani su quegli affari e fare in modo che quegli affari vengano continuati a essere fatti senza un controllo importante maggiore. E Gabrielli non ti dà sicurezze anche per come hanno voluto cambiare l'assegnazione degli appalti? Velocizzandola, rendendola un po'. Io mi penso che Gabrielli sia una persona tra l'altro competente, una brava persona, io non ho nulla contro Gabrielli, ma reputo che spesso alcune persone, Gabrielli è un servitore dello Stato comunque, come dire, lui è un uomo di Stato che risponde agli ordini, in questo caso alla nomina da parte del ministro dell'Interno Alfano.
Però io da 2 anni ho capito che per cambiare tu devi fare tabula rasa, non puoi mettere un uomo anche buono all'interno di un sistema marcio, perché c'è il rischio che l'uomo buono non riesca a realizzare quel che magari anche onestamente intende fare, oppure nella peggiore delle ipotesi, è già capitato in tante altre volte, che diventa marcio anche l'uomo sano. Alessandro, ciao. Grazie per il tuo tempo, grazie per esserti fermato anche in questa seconda mezz'ora, e un abbraccio e buon lavoro. Ciao ciao. Grazie a voi anche per ricordare sempre alcune tematiche, quindi sempre a disposizione. Bene, facciamo la stessa cosa, no? Cerchiamo di mantenere viva la memoria, e questo è un po' lo scopo. È importantissima, Stefano, è importantissimo. Ciao Alessandro, ciao, Alessandro. Buona giornata. Movimento 5 Stelle. Oh.